voglio dire poche cose e spero di essere, di provare ad essere molto chiaro. La prima cosa è su Bagnoli. Io sono di Posillipo, come quartiere sono nato e cresciuto qui sopra Bagnoli. Mi ricordo da piccolo che guardavo gli altoforni che fumavano, che bruciavano 24 ore al giorno, e qui sotto c'erano tantissime persone, nonostante la fabbrica che funzionava, che facevano il bagno sulla spiaggia, e spesso andavo anch'io a passeggiare sulla spiaggia con gli altiforni dietro. Io conosco Bagnoli benissimo, l'area flegrea benissimo, perché sono di Posillipo, e a Posillipo possiamo dire che siamo un po' più flegrei, perché ci affacciamo su questo golfo e sul golfo di Bagnoli e di Pozzuoli. Io 5 anni fa ero candidato sindaco di Napoli, quando il movimento era in fase ancora embrionale, sperimentale, e sono venuto sulla spiaggia insieme al sindaco attuale di Napoli, Luigi De Magistris. E Luigi De Magistris disse, perché stavamo facendo campagna elettorale, ci trovavamo in un evento insieme, non perché andavamo insieme, e lui disse: questa spiaggia qui in 2 anni io la bonifico, e finalmente i napoletani potranno rifare il bagno proprio su quella spiaggia. E allora, dopo 5 anni, perché sono passati 5 anni interi e questo sindaco ha governato ogni giorno, la fotografia di Bagnoli è allucinante. Vediamo che non c'è stata una delibera su Bagnoli, un lavoro pubblico su Bagnoli. La spiaggia è ancora inquinata con i teli di plastica sotto la sabbia e tutto il litorale con ancora i metalli pesanti che il mare porta sulla spiaggia. Ancora vediamo qui che non c'è un'ombra di una delibera per aggiustare quel campetto di pallone, per dire che di calcio, di tennis, di basket, che è lì sopra vicino alla metro, non so se l'avete visto, è abbandonato. Il verde pubblico è abbandonato e pieno di erbacce. Non è stato fatto un marciapiede in 5 anni a Bagnoli, quindi non solo la grande bonifica che è fallita, la società di trasformazione Bagnoli Futura che De Magistris si voleva far funzionare con trasparenza, cercando di mettere persone adeguate, Bagnoli per questa amministrazione rispetto a ciò che aveva promesso è un fallimento sotto gli occhi di tutti. E se ci spostiamo un po' più lì, più là, fuori Grotta, piazzale Tecchio, con la nuova linea della metropolitana, con la Cumana, è abbandonata, distrutta, piena di erbacce, è una cura che non c'è di questa città, ma è sotto gli occhi di tutti. E allora non possiamo dire che va bene con questo sindaco che lo vogliamo. Io vi dico una cosa, non possiamo votare questo sindaco, perché di solito la prima amministrazione ha un impatto forte, bello sulla città, perché c'è voglia, perché si lavora 24 ore su 24, invece qui non è successo assolutamente nulla, e la seconda amministrazione, se mai ci sarà amministrazione De Magistris, sarà molto peggio della prima, con una cozzaglia di liste, dove metti persone dentro solo perché vuoi portare un po' più di voti, portatori di acqua e non portatori di contenuti. Noi abbiamo una lista che è tutta portatrice di contenuti. Qui a Bagnoli è nella lista al Consiglio Comunale. Io mi metto vergogna di un sindaco che dice che le cose vanno bene, che c'è una rinascita culturale. Non è vero, la rinascita culturale si ha anche quando aspetti un autobus, e se devi aspettare qui a Bagnoli un autobus per arrivare ad Anniano 45 minuti, non ho il tempo di poter andare neanche allo spettacolo culturale, perché non ho la possibilità di muovermi. E non posso perdere tutto questo tempo. E allora il bilancio, il risanamento dov'è? La NM ha 25 milioni di debito. E quando andiamo sul litorale di mare da Napoli Est, che abbiamo fatto oggi, anche lì è tutto fermo, tutto bloccato. L'inquinamento è rimasto così com'era. Le periferie sono state abbandonate. Chiaiano l'abbiamo vista l'altro giorno, con le case e i palazzi ancora bloccati in costruzione. È tutto falso. Oggi la comunicazione si è mangiato tutto. Basta comunicare qualcosa bene e sembra che sia stato fatto. E invece la realtà è un'altra. Poi ci guardiamo giù e sprofondiamo. Non dobbiamo fare di nuovo lo stesso errore, per favore, per favore. Oggi abbiamo un sindaco che è straordinario, io ve lo voglio dire, se i napoletani lo conoscessero ancora di più, lo amerebbero. Matteo Bono, il Matteo Brambilla, non Matteo Salvini e non Matteo Renzi. E vi dico perché è una persona
strategico ambientale che si occupa di appalti pubblici, di appalti privati. È una persona che sta con noi da sempre, è un napoletano che a Chiaiano ha messo la sua faccia, ha messo il suo corpo per bloccare i camion che entravano nelle discariche, quando molte persone di Napoli, nate e cresciute qui, si giravano dall'altra parte e magari andavano dietro alle fieri per continuare a guidare. È partito, Forza Italia, dove il fondatore è in galera, in via definitiva, perché garantiva protezione a Berlusconi e patti con la mafia. Questo è questo paese, che vergogna, che vergogna. E allora oggi noi abbiamo la possibilità di poter cambiare, la possibilità di poter portare il programma del movimento all'interno delle istituzioni, la possibilità di raccontare ciò che è vero e di non essere più presi in giro da Renzi che arriva qua a blaterale, dalla Valente insieme a Renzi che hanno votato lo schifo per questa regione, lo schifo per questa città, hanno votato gli inceneritori, hanno votato tutte le pratiche per sbloccare le opere che facevano comodo ai petrolieri, come a Tempa Rossa, così come volevano fare in Sicilia. E allora quando ci sarà il Movimento 5 Stelle qui, significa che sarà anche a Roma, significa che sarà anche a Torino, a Bologna, a Milano, e tra poco sarà al governo e cambierà tutto. Non possiamo perderlo questo treno, questo falso partito democratico, questi falsi candidati, ancora a portare pasta a casa, a portare olio a casa, a pagare una bolletta, pasticcini in piazza, basta, basta. Veramente basta. Io voglio chiudere dicendo una cosa a Matteo e a tutta la lista di Napoli, del Consiglio Comunale. Io vi dico che avete fatto e abbiamo fatto una bella campagna elettorale, perché l'abbiamo fatta onesta, seria, abbiamo portato contenuti, non abbiamo imbrattato la città come queste persone che amministreranno la città in questo modo, se vanno imbrattandola costantemente, perché quando una persona si sporca la città in tutti i modi, mette manifesti abusivi e non gliene frega niente, è il modo in cui si presenta per amministrare. I fatti e le azioni parlano, non le parole. I fatti e le azioni parlano, non le parole. È sempre così. Allora qui non avete trovato un manifesto abusivo del movimento, non avete trovato un manifesto, abbiamo rendicontato tutta la campagna elettorale, i soldi sono stati donati dai cittadini, quelli di Lettieri non sappiamo dove li abbia presi, è così che funziona, trasparenza, onestà, condivisione, e se questo porterà anche qualche voto di meno non ce ne frega niente in alcun modo, perché la rivoluzione è culturale, noi dobbiamo essere da esempio e non dobbiamo arrivare al risultato in un modo diverso. Se ci dobbiamo arrivare lo vediamo in quel modo e basta, altrimenti non ce ne frega, perché anche questo significa non fare compromessi. Vai, siamo con noi stessi. Ce la prendiamo il comune, Maria Rosso. Sì.